Grave lutto nel mondo del soul. È morta infatti Aretha Franklin. È morta a Detroit, negli Stati Uniti d'America, a 76 anni. La Queen of Soul, la regina del soul, come era soprannominata, si è spenta dopo una lunga malattia, come ci fa sapere la Associated Press. Era malata da tempo, le sue condizioni di salute si erano letteralmente andate a peggiorare. Era un'autentica icona, riconosciuta nella cultura nera, con una personalità di spicco, forte, sublime, un carattere determinato, non sempre facile da prendere, ma una vera e propria artista a livello internazionale e non solo. Una voce straordinaria, pazzesca, era nata a Memphis il 25 marzo del 42, andò oltre i canoni, oltre le definizioni, ruppe in maniera completa gli schemi, si impose come un fenomeno della natura nell'ambito della musica soul. Tra i brani più importanti ricordiamo Think e Respect. L'esibizione fu lo scorso novembre a New York, l'ultima al gala della fondazione di Elton John per la lotta all'AIDS. Una donna, insomma, non semplice e complicata, ma capace di grandi cose a livello musicale, soprattutto per quanto riguarda il soul, suo genere di grande appartenenza. Grazie per la visione di questo video di oggi, grazie per l'ascolto, un saluto, fatemi sapere cosa ne pensate e Aretha Franklin riposi in pace. Amen.